Amici e amiche Radio Nostalgia, bentornati. Questa mattina focaccia all'aglio. Abbiamo bisogno di 1 chilo di farina bianca, 5 o 600 ml di acqua fredda. Vi dico la quantità variabile in base alla forza della farina. 10 g di lievito di birra, 5 o 6 cucchiai di olio extravergine d'oliva che andranno all'interno dell'impasto, un cucchiaio raso di sale. Prendiamo il lievito, lo andiamo a sciogliere nell'acqua, andiamo a mettere tutto in planetaria, farina, acqua e lievito e andiamo con il gancio a incordare il nostro impasto. Andiamo a versare l'olio, solo alla fine il sale. Impastiamo anche un po' con le mani, forniamo la nostra palla o due palle, a seconda della dimensione che vogliamo, la focaccia o le focacce. Lasciamo lievitare 5 ore. Passato questo tempo, olio extravergine d'oliva nelle mani, andiamo a schiacciare la nostra focaccia. Lasciamo lievitare un'altra ora. Forno a 220 gradi. In superficie, ulteriore olio extravergine d'oliva, un po' di acqua, andiamo a fare una salamoia. In forno 20 minuti. Ci prepariamo in una ciotola qualche spicchio d'aglio tritato, olio extravergine d'oliva tritata e tutta salute. Inforniamo, tiriamo fuori dopo 20 minuti e andiamo a spennellare la nostra focaccia. Noi ci sentiamo ogni sabato mattina alle 10.30 su Radio Nostalgia e sui social. Alla prossima! Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.